Salve a tutti e benvenuti a una nuova settimana della YouTube Pagan Challenge. Questa è l'ottava e la domanda di questa settimana è se abbiamo una divinità patrona o matrona. Allora, questo è un discorso un po' complicato, molto complicato, perché comunque avrei voluto, come vi ho detto, fare una sorta di definizione un attimino di quello che è il mio concetto di divinità. Perché in realtà io penso di avere io non ho una mia tradizione. Proprio perché non so come definirmi, perché ho un mio concetto di divino, un mio concetto di sentire soprattutto, e alla fine non ho neanche questa necessità di definirmi, perché io sto bene così. Allora, le uniche due divinità con cui io finora ho avuto dei contatti, o meglio, ne ho avuto soltanto con una di queste due. Con l'altra io ho sempre avuto una sorta di amore infinito, dal primo momento in cui io ho iniziato questo percorso e ho conosciuto questa divinità, io sono letteralmente innamorata di questa divinità. Ma nel vero senso della parola, cioè, io nutro un amore sicuramente non carnale, però lo stesso amore che si può nutrire per appunto per una persona che amate, non, sicuramente forse non come Thomas, perché è un amore diverso quello che nutro per lui. Però quello che io sento quando penso a questa divinità è lo stesso sentimento e non so neanche io perché. Perché alla fine non ho avuto mai un vero e proprio richiamo, cioè non ho mai avuto un vero e proprio segno da questa divinità. Allora, la divinità in questione è Kernunnos. Io sono letteralmente innamorata di Kernunnos. Non ho mai avuto un feedback da lui. Non ho mai ricevuto un vero e proprio segno del fatto che lui mi avesse scelta. E questa cosa mi fa un male che voi non potete avere un'idea. Un po' come una ragazza un po' ferita da una persona che ama, appunto. Però in realtà non so per quale motivo. C'è sempre stata questa cosa che in qualunque circostanza. Anche perché io quando ho iniziato, non so per quale motivo, a differenza di tutte le persone che hanno sempre visto la dea, io ho iniziato appunto legata alla figura del dio, appunto la figura del dio selvaggio. E quindi io sono sempre stata totalmente innamorata, totalmente devota, ecco, a questa figura. Non so neanche io perché in realtà. Però appunto lui incarna il mio spirito, io quello che dico io, quando una persona mi chiede come ti descriveresti, immaginate una ragazza con i capelli sciolti, con le piume tra i capelli, magari tutta sporca di terreno e con le foglie dappertutto, io sono così praticamente, io mi sento proprio così. E quando sono al parco sono esattamente così, piedi scaldi, tutta sporca di terra che cammina e balla tra i prati. E con lui appunto c'è sempre stata questa cosa di mio amore nei suoi confronti, però non ho mai avuto un vero e proprio segno. Magari arriverà, magari non arriverà, magari sarà un'altra divinità maschile a chiamarmi. Però chissà, con chi invece ho avuto una sorta di semilavoro è stata una divinità, cioè in realtà irlandese, chiamata Danu. Che secondo me, o comunque da come ho letto poi dopo in giro le varie fonti, in realtà non è che la corrispettiva di Diana. Infatti io, ancora prima di cominciare il sentiero pagano, ho sempre detto che mia figlia l'avrei chiamata Diana. Sempre, sempre, sempre. E comunque, ad ogni modo, che cosa è successo con questa divinità? In realtà mi è sempre apparso questo nome di Diana, un po' ovunque, di Dana, Dana o Danu, un po' ovunque in realtà. Ogni tanto, appunto, anche mentre facevo le varie ricerche random sui forum o su internet, mi spuntava appunto questa cosa di Danu. Comunque rispecchia molto il mio modo di vedere la dea, comunque di Madre Terra. Tante, diciamo, piccole cose, ogni tanto mi spuntava fuori, come se mi dicesse: ehi, sono qua, ehi, ricordati di me. Quando, non mi ricordo, forse 3 anni, no, 2 anni fa, andai a fare l'11 dicembre una visita molto importante, la visita su quell'intervento che avrei dovuto fare, che non era sicuro che avrei ricevuto quell'intervento, però per me era molto importante.
Io ero assolutamente sicura che il medico mi dicesse di no e che mi avrebbe detto poi dopo: no, guarda, mi dispiace, non sei pronta, non puoi essere operata. Perché proprio fisicamente non me lo potevo permettere, cioè io non so appunto che cosa successe quella volta. In quella circostanza io appunto pregai Danu di darmi un aiuto e le promisi che nell'eventualità appunto lui mi avesse detto sì, io comunque l'avrei sicuramente ringraziata e avrei poi fissato l'11 dicembre come giorno fisso per onorarlo, o comunque tutti gli 11 del mese quando ce la facevo, avrei fatto poi dopo dei ringraziamenti per lei. Ma non l'avevo fatto come per quelle cose, era un periodo un po' appunto strano, pre-intervento in cui veramente non sapevo che cosa fare della mia vita. Insomma, andai dal medico, io poi continuavo a pregare, ti prego per favore, spero che riesci ad operarmi, per favore, per favore, per favore. E mi dice sì. E io rimasi così, sì, veramente. Infatti io mi ricordo che scoppiai a piangere come una cretina. Ma io gli dissi, ma veramente, cioè, ero incredula, non ce lo potevo credere sta cosa. E così fu. E infatti da quell'11 dicembre io poi faccio questi rituali per questa dea qua. A me in generale, se devo essere sincera, non le considero patrono o matrone perché finora non mi sono mai sentita chiamare. Io in realtà non ho mai neanche fatto un vero e proprio lavoro. O meglio, vedendo poi i video di alcune persone, comunque le esperienze di alcune persone al riguardo, io mi sento sempre un po' piccola piccola, come mio solito. E quindi mi sento un attimino, cioè dico, vabbè, se quello che fanno loro è il lavoro con la divinità, io finora non ho fatto niente. E quindi non mi sento di dire che questo è un vero e proprio rapporto con una divinità matrona o una divinità patrona. In realtà è soltanto un lavorare con una divinità specifica, secondo me. Spero che un giorno queste divinità, o almeno il mio amato Fernunnos, mi dia una sorta di segno che mi dica: guarda, senti, basta, smettila di farti pippe mentali, sappi che comunque sì. Però chi lo sa, magari sì, magari no. Io diciamo che quando ho bisogno, o comunque quando faccio dei semplici ringraziamenti, o comunque quando faccio l'apertura del cerchio, rituali in generale, soprattutto poi avendo praticato tanto tempo con le lune selvagge dove si era quanto più neutrali possibile, mi piace invocare appunto le divinità in generale, come Dio e Dea, come appunto forze della natura, come Dio selvaggio e madre natura, cioè mi piace vederle così, mi piace sentirle così. E non ho neanche questa necessità di trovare un pan, anche perché io non. Anche questo non riesco ancora bene a definire. Per me le divinità, cioè sono le due polarità maschili e femminili che contengono poi tutti gli aspetti. È molto Wiccan, lo so, questo discorso che faccio. Però non mi piace trovare troppe figure, non mi piace dare una. Diventa troppo, come dire, troppo ampio. Io sono molto sintetica, sono molto semplice, mi piace la naturalezza, mi piace l'essere diretti. Quindi non mi piacerebbe avere troppe divinità diverse, per cui, che ne so, oggi che mi serve il lavoro, prego la divinità che mi dia una mano sul lavoro o quella sull'amore. Non mi piace perché già la mia pratica è molto 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 essenziale. Se mi mettessi poi a trovare tutte quelle divinità differenti sarebbe un macello. Io anche per questo ho un attimino messo da parte la tradizione avaloniana, perché anche io ho studiato tantissimo la tradizione avaloniana, mi sono letta tutti i libri di Katie Jones, voglio andare a Glastonbury, prima o poi ci andrò, anche perché alla fine sono 2 ore da casa mia, cioè quindi non è tanto. Però è troppo complessa, è troppo strutturata, mi dà troppo di mano dell'uomo, ecco, perché troppo, c'ha troppe cose, le Morgen, le divinità e le figure della dea, cioè per me è un attimino troppo, ecco. Io sono molto più semplice, sono più diretta. Quindi diciamo che per me, appunto, come ho definito il mio vedere le divinità, va bene per me, perché riesco a relazionarmici come vorrei. Riesco a lavorarci senza problemi, quindi alla fine, secondo me, come dico sempre in tutti i video, l'importante è che stiamo bene con noi. E quindi questo, spero di essere riuscita a spiegare, a farvi capire quanto più possibile la natura di questa domanda. Io vi ringrazio sempre per guardare questi video e ci vediamo al prossimo. Mua!